Ricordo sempre che questa, come tutte le altre lezioni, potete trovarle sul sito di Transform Italia. Sono già pubblicate fino, diciamo, le ultime due, perché domani usciranno le ultime due lezioni che abbiamo fatto settimana scorsa. Prima di tutto ringrazio Piero per l'impegno che sta profondendo per continuare questo ciclo di lezioni, e a lui do subito la parola per iniziare questa, per presentare il tema di questa lezione. Piero, prego, a te. Grazie Roberto, grazie a Tommaso che non vedo. Sono qua, mi vedi? Ciao Tommaso, buonasera. Grazie molto per la tua disponibilità, perché so che tra i mille impegni in questi ultimi giorni ti sei dovuto anche interessare a tuo figlio che frequenta il liceo Michelangelo, che è stato al centro della scena politica italiana e ai fatti che conosciamo. Allora, intanto due parole sul significato di questo anglismo che sta nel titolo della lezione di Tommaso, la gentrificazione delle città e la mercificazione dei beni culturali in Italia, anche se il termine oggi è molto diffuso per i non addetti al gergo urbanistico. Ricordiamo che gentrificazione significa lo svuotamento dei quartieri popolari della popolazione originaria e della trasformazione di questi spazi in luoghi turistici, questo detto all'ingrosso. Allora, Tommaso Montanari, due parole se bastano, diciamo, per presentarlo. È uno storico dell'arte, è un saggista, è rettore dell'Università per Stranieri di Siena, ma è molte altre cose ancora. Soprattutto, dico soprattutto, ma non per sminuire, diciamo, la qualità dei suoi specialismi, è un intellettuale infaticabile che si batte da tanto tempo per la difesa del nostro patrimonio artistico e culturale, per la difesa della Costituzione e della democrazia del nostro paese. Seleziono solo alcuni degli incarichi istituzionali che ha svolto e continua a svolgere. Dopo aver insegnato storia dell'arte moderna all'Università per Stranieri di Siena, dove appunto ora è rettore, all'Università della Tuscia, all'Università di Roma Tor Vergata, alla Federico II di Napoli. È stato, se non ricordo male, presidente del Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti del Ministero dei Beni Culturali, da cui si è dimesso poi, no, per dissidi con il ministro, è membro del Comitato Scientifico degli Uffizi, è stato membro del Consiglio Nazionale d'Italia Nostra. Nel 2017, siccome non gli mancavano le occasioni di impegno, è diventato presidente di Libertà e Giustizia, a cui poi è succeduto il compianto Paul Ginsburg. Ha collaborato a Repubblica e ora, diciamo, per lo stesso gruppo conserva una rubrica sul venerdì, scrive su varie riviste. Dal 2018 sistematicamente sul Fatto Quotidiano, dove ha una rubrica Pietra e Popolo, intitolata Pietra e Popolo, ma interviene anche su altri temi. Allora vi risparmio anche l'elenco delle onorificenze, altrimenti rischierei di apparire apologetico, e qualche cenno sulla sua produzione scientifica. Allora, della sua opera specialistica cito solo La libertà di Bernini, La sovranità dell'artista e le regole del potere, pubblicata da Einaudi nel 2016. Ma su questa parte della sua attività vorrei ricordare i film ideati e realizzati, ideati da Tommaso e realizzati per la RAI. E ne ricordo solo due, La libertà di Bernini, appunto, in 8 puntate, e La vera natura di Caravaggio in 12 puntate. Ora, io non voglio apparire, diciamo, esperto in una materia in cui sono un dilettante, ma mi sento di affermare senza esagerazione che chi non ha mai visto almeno una puntata di queste lezioni, di questi filmati, si è perso qualcosa di non comune.
e non in relazione alla qualità media dei programmi della televisione, ma più in generale, perché Montanari riesce a illuminare il lato estetico delle opere anche nei dettagli, facendole ammirare perfino amare, ma ricostruendo sempre il fitto tessuto del contesto storico-culturale in cui sia l'opera singola sia l'artista si collocano, si iscrivono. E questo lo fa con un equilibrio e una semplicità, diciamo, comunicativa davvero straordinaria. Allora, qualche cenno agli scritti relativi al nostro tema. Per l'appunto Le pietre e il popolo, Minimum Fax del 2013, Istituzione per l'uso del futuro, il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimum Fax 2014, Costituzione italiana, articolo 9, Carocci. E poi aggiungo rispetto alle un'altra opera che ho citato, alla poca bibliografia, diciamo, specifica e relativa al nostro tema che ho mandato nella mail, Chiese chiuse, Einaudi 2019, un libro molto importante che diciamo si sofferma su un patrimonio culturale italiano immenso e diciamo poco conosciuto. Allora, adesso però vorrei mostrare, per chiudere questa presentazione, un libro che mi è appena arrivato, dove Tommaso ha scritto una breve prefazione con una introduzione di un'altra cara amica, Maria Pia Guermandi, e il libro, una raccolta di scritti di Antonio Cederna, La distruzione della natura in Italia. Antonio Cederna merita di essere ricordato, è stato un grande combattente per la difesa delle nostre città storiche, dei beni culturali e ambientali, del nostro paesaggio, un'opera straordinaria che mi pare Tommaso stia continuando con grandissima capacità e lungimiranza. Bene, io mi fermerei qui, darei subito la parola a Tommaso per la sua lezione. Grazie a Piero per questa presentazione davvero troppo generosa e quasi imbarazzante, e grazie soprattutto per questa occasione di incontro che mi fa molto piacere. Prima di cominciare volevo però essere sicuro del tempo. Mi ricordi, Piero, quanto tempo ho, come vi dividete fra lezione e domande? Di solito non più di un'ora la lezione. Ok, certo. E poi c'è, diciamo, può arrivare anche ad un'ora, ma non più di un'ora, diciamo, il seguito di domande e risposte. Perfetto, benissimo. Allora, i due temi che sono racchiusi dal titolo meriterebbero ciascuno, naturalmente, un lungo corso universitario. Per di più, messi insieme, sono davvero complicati da gestire. Proverò a sottolineare perché in fondo stanno bene insieme dentro quel titolo e dunque dentro questa lezione. Cos'è che unisce la gentrificazione delle città italiane e la mercificazione e cioè anche la privatizzazione di quello che la Costituzione chiama il patrimonio, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Vale la pena di sottolineare, in un tempo in cui la parola nazione torna ad essere usata e abusata, innanzitutto dalla Presidente del Consiglio, che questo è l'unico dei 12 principi fondamentali in cui i costituenti vollero usare questa parola così difficile e così macchiata di sangue, vorrei dire, la parola nazione. E lo vollero fare lì, per chiarire che la nostra è una nazione per via di cultura, non è una nazione etnica, non è una nazione per via di sangue, per via di religione, stirpe, etnia,
razza, come si era detto, la razza italica del ventennio, e non è nemmeno una nazione per lingua, come la nostra storia rende evidente e anche in parte ancora la nostra attualità. Una nazione per via di cultura. È dunque una storia, una comunità in cui il patrimonio culturale ha una importanza primaria. Nel progetto della Costituzione, lo si capisce molto bene dagli atti dell'Assemblea Costituente, all'idea del nazionalismo e della nazione per via di sangue, il cui presidio era l'esercito, si doveva sostituire, lo dice molto bene Concetto Marchesi, che insieme ad Aldo Moro è il relatore dell'articolo 9, di quello che diventerà l'articolo 9 della Costituzione, si sarebbe dovuta sostituire una nazione il cui presidio sarebbe stato la scuola. E qui nazione viene usata come la usava Gramsci, che parla più volte, naturalmente, della vita culturale della nazione, tratteggiando in un brano memorabile dei Quaderni del carcere l'idea di quei servizi pubblici intellettuali che avrebbero dovuto riportare nella vita della nazione tutta le masse che ne erano escluse. Concetto Marchesi in Costituente dice: accettiamo di buon grado che gli alleati ci proibiscano procedere al riarmo comprimendo le spese militari, perché quei soldi saranno usati per la scuola, vero presidio della nazione. Non ho bisogno di sottolineare il momento storico da cui invece parliamo noi, quando la spesa militare cresce a dismisura e la scuola pubblica è avviata a un declino che ne nega la stessa identità pubblica. Tra le come dire, trovate del ministro Valditara ha avuto meno risonanza delle altre, quella che annuncia l'ingresso dei privati nella scuola, cioè l'inizio della sponsorizzazione degli edifici scolastici, delle aule scolastiche, un segnale tra i tanti profondamente inquietante. Chi di voi ha letto, tra le tante cose che si potrebbero citare, il libro di Michael Sandel, non questo ultimo sul merito, ma quello prima, tradotto da Feltrinelli, con il titolo mi pare Quello che il denaro non può comprare, c'è un lungo capitolo sulla privatizzazione delle scuole negli Stati Uniti, anche delle scuole pubbliche, voglio dire, oltre alla scuola privata in sé, che chiarisce questo punto. Inizio dicendo questo per chiarire quale ruolo politico ha nella nostra storia e nel progetto della Costituzione quello che potremmo chiamare lo spazio pubblico. Per i costituenti, paesaggio e patrimonio, quella che Salvatore Settis ha definito una diade inscindibile, è sostanzialmente lo spazio pubblico in cui avviene. È il teatro in cui avviene la vita civile e politica della nazione. In Italia, una lunga storia che conosciamo, che non stiamo qua a ripercorrere, mette in continuità la piazza, la chiesa e quindi il museo, in un'età post-rivoluzionaria, definendo attraverso questi luoghi un'idea di spazio pubblico che è lo spazio della politica, lo spazio della polis. Potremmo dire che la divisione, la polarizzazione latina fra civitas, la città dei cittadini, e l'urbs, la città delle pietre, nella storia italiana in realtà si ricompone profondamente, fino al punto di suggerire che i monumenti, quello che chiamiamo patrimonio culturale, faccia parte paradossalmente non dell'urbs ma della civitas, cioè non delle pietre ma del popolo. Pietre e popolo, che è una formula a me molto cara, è una formula che in questa forma ho desunto da una poesia di Franco Fortini che si chiama La città nemica, dedicata al suo rapporto di odio-amore con la sua città, che è anche la mia poi, che è Firenze,
città a cui è difficile essere legati da un rapporto puramente di amore, a maggior ragione, ahimè, diciamo, con ciò che ha partorito politicamente negli ultimi decenni. Per noi, dunque, questa la città e il patrimonio, vorrei evitare di usare l'espressione beni culturali, che è un'espressione molto connotata in senso, diciamo, gestionale, amministrativo-gestionale, e poi, come dire, dirò qualcosa sulla stagione dei beni culturali, su come inizia, perché quello che vorrei fare è un po', diciamo, ripercorrere, seppure con gli stivali delle sette leghe, questa vicenda, capire come siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati. Lo spazio della politica, lo spazio pubblico. Durante la pandemia abbiamo, credo, capito collettivamente, ancora una volta, quanto sia fondamentale per noi, forse più ancora che per altre tradizioni culturali, che per altre storie, la frequenza collettiva nello spazio pubblico. Siamo stati proiettati forzosamente in una dimensione privata, ciascuno nella propria casa, nella propria famiglia, e quando riuscivamo, così sul filo della legittimità, della legalità, a tornare comunque nello spazio pubblico, lo trovavamo straordinariamente bello. Abbiamo rivisto i delfini nel Canale Grande di Venezia, abbiamo riscoperto una intatta, virginale, vorrei dire, bellezza delle nostre città, però abbiamo anche constatato quanto le città vuote fossero disumane, non fossero loro in qualche modo. Consolati per certi versi dell'assenza, dell'aggressione di un turismo di massa, come dire, asservito alle peggiori logiche del mercato e del consumo, il puro consumo, ma nello stesso tempo privati dei corpi nella città. Senza i corpi il nostro spazio pubblico è morto, e nello stesso tempo è anche minacciato di morte da un'usura, da un consumo puramente mercantile, che rischia di distruggerlo. Fra questi due opposti si situa la possibilità invece di una politica dei corpi e dello spazio pubblico. La gentrificazione, Piero ha spiegato che cosa si intenda per questo. Vorrei toccare questo punto con degli esempi. Intanto vorrei indicare i testi diciamo, delle figure di riferimento di studiosi, i cui testi possono essere per questo illuminanti. Da una parte quelli di Edoardo Salzano, di Eddie, che ci manca così tanto e che ha avuto una funzione così centrale nel leggere nella Venezia in cui aveva scelto di vivere, ma attraverso Venezia, leggendo l'Italia, il percorso della gentrificazione. E da questo punto di vista Venezia, a cui anche Piero ha dedicato studi fondamentali, è il simbolo, il riassunto, il luogo in cui è più visibile, perché è più spinto, l'effetto della gentrificazione. Perché Venezia è una città che sostanzialmente come tale non esiste più. L'espulsione dei residenti è stata favorita da decenni di un governo orientato puramente al consumo della città, e c'è stata la scissione fra pietre e cittadini, fra pietre e popolo, che è, diciamo, il vero punto della gentrificazione. La gentrificazione è quando questo rapporto intimo fra civitas e urbs si rompe e ai cittadini subentrano i clienti e i consumatori, e subentrano clienti e consumatori selezionati per censo.
naturalmente la gentrificazione della città si accompagna alla, come dire, è la somma di tante altre gentrificazioni. Una delle più impressionanti è quella della scuola pubblica, in cui invece c'è quella che si potrebbe chiamare la secessione dei ricchi, con formula, la formula che Viesti usa per l'autonomia differenziata, così appropriatamente, felicemente, ma la stessa cosa avviene nella sanità pubblica. Lì c'è l'esodo e la secessione dei ricchi, ma diciamo c'è la fine di una convivenza, di una molteplicità di classi a favore di una appartenenza di classe. Nel caso della città storica, l'espulsione dei cittadini, di quasi, a Venezia direi di quasi tutte le classi sociali, e il subentrare di una classe di ricchi, milionari, cosmopoliti, che usano queste case per un piccolo periodo dell'anno. E dunque una città vuota, una città appunto senza cittadini, una città che è ridotta a meno di un terzo del numero di cittadini che aveva al tempo di Tiziano. Accanto agli studi di Edoardo, di Eddi, i tanti scritti di Vezio De Lucia. Direi che con questi due maestri sulla gentrificazione possiamo avere davvero, diciamo, non solo tanti scritti di denuncia, ma anche, mettendoli in fila, una lunga serie di analisi puntuali e anche di battaglie per contrastare questo fenomeno. E parlando di Venezia, fatemi dire che una delle cose che mi colpisce sempre rispetto alla presenza di Massimo Cacciari nel discorso pubblico è la totale cancellazione del suo ruolo come sindaco di più di un mandato a Venezia in questo fenomeno che, qui sarò più preciso per la seconda parte, diciamo, del discorso, quello sulla mercificazione, la privatizzazione del patrimonio culturale, è un processo, quello della gentrificazione, che è stato, come direi, tutti i processi di abbandono del progetto costituzionale, in larga parte responsabilità del centro-sinistra, in realtà. Faccio qualche esempio che non sia quello di Venezia, anche forse citando casi meno ovvi. Un caso clamoroso di gentrificazione è il caso di Bergamo, della città alta di Bergamo, che molti di voi conosceranno. Se prendiamo l'arco di tempo che va dal 1951 al 2016, Venezia in quell'arco di tempo perde il 52% degli abitanti, Bergamo Alta ne perde il 38%, quindi con un, diciamo, una percentuale non molto lontana. È un'emorragia di abitanti, un'emorragia di popolo che cambia, questo succede sempre nella gentrificazione, radicalmente l'uso e il senso delle pietre antiche della Bergamo Alta. Negli ultimi quattro decenni le case vuote a Bergamo Alta aumentano di 6 volte, le abitazioni di proprietà raddoppiano, quelle in affitto dimezzano. Sono tutti segni tipici, diciamo, dei processi di gentrificazione. Naturalmente succede che la città storica diventa off limits per le giovani coppie con i bambini, per le famiglie nuove, e si apre la strada appunto a quella omogeneità sociale fatta di famiglie piccole e ricche, che è tipica di questo fenomeno. La città storica diventa la città dei ricchi. Ricordate una proposta di legge di qualche anno fa, lanciata proprio da Vezio De Lucia, mi ricordo l'incontro alla Bianchi Bandinelli di Roma, una proposta di legge sul diritto alla città storica che provasse a rivendicare questa dimensione. Ne parlerà Vezio martedì prossimo. Perfetto, benissimo. Quindi diciamo qui proprio quello è uno dei tentativi di contrastare con una proposta di legge molto lucida e articolata questa deriva. Naturalmente la città dei ricchi e la città dei turisti.
In questi casi, come il bacio della morte, arriva sempre la dichiarazione del patrimonio nella lista dell'UNESCO. La nostra tradizione italiana è probabilmente la tradizione più, senza probabilmente, è certamente la tradizione più alta e più avanzata di tutela pubblica, e con una perdita di coscienza di noi stessi e con un provincialismo drammatico, invece gli stessi che diffidano come la peste dei vincoli, chiamiamoli vincoli, diciamo così il nome più vulgato, invece si entusiasmano per tutte le forme di pseudo tutela dell'UNESCO, che in realtà arrivano a consacrare una, diciamo, iper consacrazione turistica già avvenuta. Quando nella lista UNESCO vengono incluse le mura venete di Bergamo, le vendite di pregio cosiddette nella città alta raddoppiano. E queste vendite, questi passaggi di mano, preludono nella quasi totalità dei casi alla creazione di strutture alberghiere di fatto. Dal 2010 ad oggi a Bergamo gli Airbnb crescono del 79%. Passaggi di proprietà e destinazione turistica non attraverso alberghi ma attraverso gli Airbnb. Di fatto la città storica diventa un dormitorio per turisti di lusso. In ogni notte nella città alta di Bergamo dormono 12,4 turisti per abitante, con un rapporto piuttosto impressionante. Ogni anno le presenze turistiche nella Bergamo Alto sono 200.000, 100 per ogni singolo abitante. Chiude un parrucchiere, apre una yogurteria e nella città alta non c'è più un idraulico, un meccanico, un elettricista, un restauratore. È in questo quadro che, per esempio, ne avrete letto, va giudicata la battaglia condotta dai cittadini, cioè in questo caso, come spesso succede in queste storie di gentrificazione, un'associazione civica, l'Associazione per Città Alta e Colli, che combatte contro la giunta di Giorgio Gori, anello di congiunzione non fra l'uomo e la scimmia, ma fra il berlusconismo e il renzismo, sindaco di Bergamo e già direttore di Canale 5, che vorrebbe costruire un parcheggio interrato di 9 piani sotto le mura venete, quelle famose mura venete inserite nella lista dell'UNESCO. Un parcheggio pensato per i visitatori, naturalmente, e non per abitanti che non ci sono più. L'esito è la cancellazione proprio di quel nesso pietre e popolo. Scendiamo lungo la penisola. Firenze, il caso di Firenze è talmente noto, io l'ho talmente trattato che non vorrei nemmeno, soffermarmici troppo. Vi do qualche numero, 28.000 presenze turistiche al giorno contro 18.000 residenti del centro storico. Se guardo dietro il computer, mi affaccio su una piazza dell'Oltrarno storico di Firenze, e guardo un palazzo tutto buio in questo momento, non c'è nessuno, ma fra qualche settimana sarà di nuovo tutto acceso, perché è stato completamente trasformato in alloggi per Airbnb e siamo quasi all'inizio della stagione. Sul mio palazzo qualche anno fa era apparsa una scritta meravigliosa, anche se naturalmente se non si prende alla lettera, scritta non violente, ispirata alla non violenza, ma la scritta era: perché la chiamate stagione dei turisti se non possiamo sparargli? Siamo contro la caccia, figuriamoci contro la caccia ai turisti. Però, diciamo, dà l'idea dell'esasperazione di uno dei pochi quartieri fiorentini, San Frediano all'Oltrarno, in cui invece prova a resistere una comunità di residenti. Quel palazzo di fronte a me si è trasformato in un grande palazzo Airbnb perché i regolamenti urbanistici del comune hanno permesso di frazionare gli appartamenti fino in 6 unità. Naturalmente non solo non si governa
come invece in altre città europee si è fatto, il caso di Berlino e il caso di Parigi sono fra i più noti, limitando in nome dell'interesse pubblico i diritti della proprietà privata, ma invece cavalcando questa devastazione. Nel mio palazzo, su 5 appartamenti, uno è un bed and breakfast, uno è un Airbnb, un altro appartiene a una facoltosa famiglia russa, che negli ultimi tempi si vede poco, come potete immaginare. Ci sono accanto a questo dei fenomeni meno citati, ci sono quelli più ovvi. Se tu vai a cercare, non lo so, della pasta o del pane per celiaci nel centro storico di Firenze, del quadrilatero romano, tra novembre e maggio non lo trovi. Lo trovi solo fra maggio e novembre, cioè fra maggio e settembre, quando ci sono i turisti. Durante la pandemia la città era deserta, ma perché non ci dorme nessuno di solito? E poi ci sono delle conseguenze meno note. Il teatro del Maggio, che ora è diciamo definitivamente approdato alla crisi, credo che se non è stato commissariato lo sarà fra poche ore, che fa una politica, diciamo, intanto un teatro del Maggio che raddoppia, abbandonando il vecchio e glorioso teatro comunale per costruire una platea che la città non sarà mai in grado di riempire, e che alza il prezzo del biglietto fino a un minimo di 200 euro a biglietto, perché una famiglia di quattro persone spende 800 euro e il teatro infatti è vuoto. E si dice, ma quello è mica per i fiorentini, quello è pensato per i turisti. È il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Lasciamo perdere le operazioni, diciamo così, di diciamo messa a reddito del vecchio teatro. Oppure il fatto che quando... con un processo tipico della gentrificazione. Qui penso a Cosenza Vecchia, mi sembra aver visto Battista da qualche parte apparire prima, quando si cominciano a spostare le funzioni della città, dalla città storica alla città moderna. Allora, a Firenze l'università scelleratamente ha lasciato quasi tutti gli edifici storici per costruire i nuovi poli, che hanno tra l'altro aperto buchi di bilancio, eccetera, ma questi sono altri problemi. Ma accanto alle funzioni che sono trasferite fuori c'è il tribunale, costruzione di un enorme tribunale alto quasi come la cupola di Brunelleschi in periferia a Novoli. Risultato: si libera il vecchio tribunale, il meraviglioso palazzo di San Firenze, che era la grande casa oratoriana dei Filippini, San Filippo Neri, dietro Palazzo Vecchio. C'è ancora una chiesa officiata, la chiesa di San Firenze. Quando si deve decidere cosa fare del tribunale, la giunta non pensa minimamente a destinare questo spazio pubblico alla cittadinanza, ma lo privatizza affidandolo alla Fondazione Franco Zeffirelli. Mettiamo fra parentesi, diciamo, la mediocrità artistica di Zeffirelli, il suo franco razzismo, ma qui ormai è celebrato come un eroe nazionale, con le frecce tricolori che solcano il cielo, gli viene dedicato il Belvedere di Piazzale Michelangelo, dal sindaco del PD, naturalmente, ma con Salvini che officia tutto in prima persona. Ma a parte Zeffirelli... Il punto è: quali sono le conseguenze della gentrificazione? Naturalmente, se l'Arno fosse abbastanza largo, e non lo è, avremmo le grandi navi e gli Uffizi, non ci sono solo perché non ci possono entrare, ma la logica è esattamente quella di Venezia. Il futuro di Firenze è Venezia. Diceva già Tiziano Terzani: sono così pazzo che per protestare contro il degrado di Firenze e della mia amata via Tornabuoni, dove una delle più belle librerie, la Seber, è stata sostituita da un negozio che vende mutande firmate, ogni volta che ci passo apro la porta e urlo dentro: vergogna, prima o poi mi arresteranno, diceva Terzani già molto tempo fa. Napoli. È uscito ora un libro nella collana di Cederna di Castelvecchi, di cui diceva Piero, che si chiama Privati di Napoli, scritto da Alessandra Caputi e Anna Fava, due giovani attiviste e studiose napoletane, che racconta come anche Napoli, nonostante quello che si potrebbe pensare, è
oggetto di un processo di gentrificazione molto, molto veloce. Interi palazzi dei decumani che vengono comprati, prima venivano comprati dai russi, ora non so come starà questa faccenda, con espulsione dei residenti, perdendo quella che con Palermo è una delle poche città che continuava ad avere, continuerebbe ancora ad avere un centro popolare e invece che un centro gentrificato. L'ultima conseguenza, e scelgo esempi molto diversi fra di loro, l'ultima conseguenza del processo di gentrificazione di Napoli è il progetto, che non so se andrà avanti anche con questo ministro, tra l'altro napoletano, quello di diciamo, sfrattare la Biblioteca Nazionale dal Palazzo Reale di Napoli. Chi sia stato nella Nazionale di Napoli vedrà, avrà capito, diciamo, tra tutti i problemi enormi, però avrà percepito l'enorme fascino di quella sistemazione. E invece la volontà di destinare 100 milioni di euro del PNRR, questo progetto a grande acceleratore di gentrificazioni e, come dire, di processi in generale, liberando questi spazi tra Piazza Plebiscito e San Carlo, che sono troppo preziosi per essere lasciati alla produzione della conoscenza critica. Troppo preziosi per professori, studenti, ricercatori, bibliotecari che non servono a nulla. Bisogna liberare quegli spazi perché lì bisogna farci qualcos'altro e questo qualcos'altro ha a che fare con quella industria della privatizzazione del patrimonio culturale, che è una delle conseguenze, che è uno dei, come dire, dei fenomeni collaterali alla gentrificazione. La città dove forse il processo di gentrificazione è apparso più chiaro perché è diventato a un certo punto un programma esplicito è L'Aquila. Perché, come sappiamo, le catastrofi sono, dai terremoti alla pandemia, appunto dei grandi acceleratori. E anche delle occasioni di disvelamento di processi che altrimenti nell'ordinarietà si percepiscono di meno. Quando L'Aquila viene colpita così drammaticamente dal terremoto, la decisione del governo Berlusconi è quella di costruire le cosiddette New Town, fuori della città e di immaginare il centro dell'Aquila non più abitato, ma come un grande Luna Park, per il turismo. Era un fenomeno che per certi versi era già cominciato, naturalmente, ma qui si teorizza, si progetta, diciamo così, l'espulsione dei cittadini dal centro dell'Aquila. Io ricordo che il 5 maggio 2013 organizzammo una marcia di storici dell'arte, categoria a cui appartengo, non vorrei dire corporazione, anche se per certi versi lo è, diciamo categoria a cui appartengo, non è particolarmente, nonostante alcuni singoli casi, invece notoriamente, alcuni casi di grande impegno personale, da Ragghianti a Brandi ad Argan, ma diciamo non è una categoria così molto che sia molto proclive ad impegnarsi politicamente in quanto tale. Ci trovavamo in 1.000 storici dell'arte, delle sovrintendenze, dell'università, delle scuole, marciando nella zona rossa dell'Aquila. Il ministro Brahe, che era appena stato nominato, venne con noi sotto la pioggia ad ascoltare, per chiedere la ricostruzione civile della città. Dicemmo in quell'occasione. Leggo qualche passaggio del discorso che tenni allora, solo perché appunto tiene insieme molte di queste cose e forse ci aiuta a passare al secondo momento, quello sul patrimonio. All'Aquila è impossibile non vedere il valore civile, costituzionale della nostra disciplina. La storia dell'arte deve tornare a restituire ai cittadini italiani le chiavi conoscitive delle loro città storiche. La storia dell'arte non deve pensare solo a se stessa, deve tornare ad aiutare la città. La nostra ricerca deve saper parlare a tutta la comunità nazionale, non solo alla nostra stretta comunità scientifica.
Dobbiamo tornare a dire agli italiani di oggi che le loro città sono belle non per compiacere i turisti, ma per dar forma alla loro vita civile e politica. La forma della polis è forma della politica. Per secoli la forma dello Stato, la forma dell'etica, la forma della civiltà stessa si è definita e si è riconosciuta nella forma dei luoghi pubblici. Un crudele paradosso vuole che forse in nessun'altra città italiana tutto questo fosse visibile come all'Aquila, che è una delle rarissime città fondate dai suoi stessi cittadini con un piano urbanistico dettagliatissimo. Ricordammo che gli statuti medievali dell'Aquila obbligavano gli abitanti a insediarsi uti singuli, cioè a costruirsi la casa privata, la casa della famiglia, solo dopo essersi insediati uti soci, cioè dopo aver costruito piazza, chiesa e fontana nei vari quartieri in cui si insediavano coloro che provenivano dal singolo castello che concorreva alla formazione della città. Le new town, o meglio not town berlusconiane, non avevano né la piazza, né la chiesa, né la fontana, avevano solo case private, cioè erano città di singoli e non città di soci, non erano città. Spariva la società, il vecchio sogno thatcheriano, non esiste la società, diventava progetto urbanistico. E da quel punto di vista l'Aquila rappresentava l'occasione, diciamo, di manifestazione massima dell'ideologia programmatica della gentrificazione. Cioè non la gentrificazione come un processo oggettivo che si subisce nell'incapacità di governarlo, ma invece proprio un progetto politico teso a fare sparire la comunità politica come tale, e cioè teso a eliminare la possibilità stessa della democrazia. Diciamo, a consuntivo, visto oggi, con una crisi della democrazia italiana conclamata, con i 2/3 degli italiani che non votano più, e i fascisti di nuovo al governo, tutto questo, diciamo, acquista con il senno di poi una pregnanza particolare. Concludevo dicendo, all'Aquila questa dissoluzione tra arte, la rottura del rapporto fra monumenti e vita politica, fra arte e spazio pubblico, fra città e cittadini, è avvenuta tutta insieme con un trauma terribile e improvviso. Ma la stessa crisi investe le cosiddette città d'arte italiane. I cittadini lasciano i centri monumentali non perché siano distrutti dal terremoto, ma perché si trasformano sempre più in fondali per flussi turistici. Ma se le città d'arte perdono i loro cittadini, cessano di essere città e divengono solo arte. E a quel punto gli storici dell'arte si trovano a studiare non più organismi vivi abitati da una comunità, ma cadaveri ormai muti, presi in ostaggio dal mercato. Ma noi non abbiamo scelto questo mestiere per studiare cose morte, ma per costruire cose vive. Se ci si chiede in tutto questo che cosa succede invece al patrimonio culturale in sé, ebbene si dovrà constatare che questa mercificazione è avvenuta anche qui con un progetto preciso, arrivando alle estreme conseguenze di oggi. E di questi giorni la notizia, l'avrete vista, dei corridori, cosiddetti corridori ellenistici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sostituiti da copie, senza che però nulla indicasse il fatto che erano copie ai visitatori del Museo Archeologico di Napoli, cioè uno dei principali, cioè il principale museo archeologico del mondo, diciamo, e perché gli originali erano prestati a Bottega Veneta per una sfilata, alla quale presenziava il direttore generale dei musei, Massimo Osanna, e in prima fila c'erano il padrone di Bottega Veneta, cioè di Kering, cioè François Pinault, uno dei grandi milionari. Questo è un esito, diciamo così, estremo della mercificazione e privatizzazione del patrimonio culturale. Si potrà ricordare simbolicamente Chiara Ferragni agli Uffizi accanto alla Venere di Botticelli qualche anno fa, come diciamo esponente simbolico di questa idea, il museo chiuso a disposizione della Ferragni, che costruisce la sua immagine accanto usando l'originale della Venere di Botticelli, con una serie di implicazioni di cui poi possiamo forse parlare dopo. Qui mi premeva fare, diciamo, una piccola storia di questa vicenda, segnando alcuni punti spartiacque e constatando come sono tutti opera del centro-sinistra. E lo dico, diciamo, desolatamente.
1985, De Michelis, poi dettaglierò, 1992, Governo Amato 2, legge Ronchey, 2004, Veltroni, primo museo di fondazione, e infine la riforma Franceschini. Questi sono i paletti fondamentali della mercificazione del patrimonio culturale, i paletti, diciamo, programmatici di tutto questo. 1985, convegno sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico organizzato a Firenze dal Partito Comunista Italiano, dal PC. Parla De Michelis, ministro del lavoro del primo governo Craxi. Cito: «Le risorse necessarie alla conservazione del patrimonio non ci saranno mai finché non ne verrà evidenziata la valorizzazione economica. Le risorse non si avranno mai sulla base del valore etico, estetico della conservazione, ma solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica. Solo allora diventa possibile concepire un'operazione le cui risorse possano essere destinate alla sua conservazione». Giovanni Previtali, compianto grande storico dell'arte e membro del Comitato Centrale del Partito Comunista, presente allora, intervenne dicendo: «Oggi di fronte a noi è partito il treno della mercificazione dei beni culturali». Straordinaria lucidità. È l'atto di nascita, quel discorso di De Michelis. Cosa faceva De Michelis in quell'occasione? Beh, De Michelis vendeva qualcosa, vendeva i giacimenti culturali. Una grande operazione, che destinava un'enorme quantità di soldi ai privati, 600 miliardi di lire degli anni Ottanta, per una confusa iniziativa di catalogazione informatica. Antonio Cederna, citato, scrisse: «L'individuazione, cioè la schedatura dei beni, l'estrazione, cioè il loro riordinamento, la raffinazione, cioè la creazione dei supporti di informazione e immagine, lo stoccaggio, cioè la formazione di banche dati, la distribuzione, cioè la commercializzazione dei prodotti telematici. Questi sono gli obiettivi dei giacimenti culturali. Le imprese hanno risposto con entusiasmo, presentando i progetti più disparati. La Honeywell, la schedatura degli Etruschi, della valutazione della conservazione, l'Editalia, il censimento degli orologi delle torri e dei campanili, eccetera. Si intende che questi progetti saranno realizzati col sistema della concessione ai privati, che viene così istituzionalizzata anche per i beni culturali. Un sistema che tanti disastri ambientali ha causato nella realizzazione delle opere pubbliche, a cominciare dalle autostrade. L'operazione giacimenti culturali, diceva ancora Cederna, mette in luce l'incapacità dello Stato di darsi una strategia moderna per la conservazione del patrimonio». Quale fosse il vero fine dell'operazione lo si capisce rammentando che il ministro De Michelis, il ministro veneziano De Michelis, negli stessi mesi lanciava il MOSE. «I soldi vanno messi subito in opere», diceva De Michelis a un giornalista che gli chiedeva se il MOSE fosse veramente necessario. Conoscete la storia del consorzio Venezia Nuova, su questo Piero ha scritto delle cose importantissime, proprio sull'idea che quell'esperienza straordinaria di governo dell'ambiente, che è la Repubblica Serenissima di Venezia, il mantenimento della laguna, finisce purtroppo con l'Unità d'Italia e poi definitivamente con questa idea, quella del MOSE, che sostituisce l'idea di manutenzione della laguna, l'idea invece della diga meccanica, come invece che moderare il proprio regime di vita, pensare di sturarsi meccanicamente le arterie. È più o meno la stessa cosa, con l'aggravante che non sappiamo quanto il MOSE veramente poi in realtà funzionerà, oltre a tutto quello che costa, ma quello che in genere è l'abbandono totale della manutenzione della laguna, pensando che poi ci possa essere un rimedio meccanico. Ronchey parlava di concessione e come avete visto, scusate, Cederna parlava di concessione e come avete visto elencava una serie di usava una serie di metafore tratte dal mondo petrolifero, il petrolio d'Italia. Questa è la metafora, una metafora che non è di De Michelis ma è di Pedini, ministro dei beni culturali
dimenticato, direi, se non perché uscì nelle liste della P2, tanto per, come dire, rallegrarci ulteriormente. E questa idea del petrolio d'Italia è un po', diciamo così, il fil rouge di questa mercificazione. Ed è una metafora molto parlante, anche suo malgrado, diciamo. Pensate a tutto quello che vuol dire il petrolio, l'energia non rinnovabile, i monopoli, la guerra. E poi cos'è il petrolio? Il petrolio è materiale organico di una vita passata che noi mettiamo nei motori per correre. E cioè l'idea del patrimonio come petrolio è impressionante. Noi bruciamo il patrimonio del passato culturale per ottenere denaro oggi, sostanzialmente. La legge Ronchey del 1992 stabiliva che il patrimonio culturale si potesse dare in concessione ai privati. Partono alcuni primi servizi in concessione, in un primo momento sono di modesta entità, in realtà. Scusate. Sono di modesta entità, ma è interessante che nella stessa legge Ronchey, guarda un attimo, Ronchey prevedeva, cioè istituiva i cosiddetti servizi aggiuntivi, e stabiliva che la loro gestione venisse affidata a soggetti privati. Non solo, ma prevedeva, e quindi, come dire, ma prevedeva che per sostenere il patrimonio si potesse ricorrere a organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali. Cioè, la stessa legge prevedeva concessioni dei servizi fino a quel momento aggiuntivi, non essenziali, ai privati, e poi l'uso dei volontari. Era, diciamo, la distruzione del lavoro culturale e la distruzione del ruolo dello Stato. Qualche anno dopo, ancora prima che fosse pronto il regolamento attuativo della Ronchey, che arriva nel 97, la Ronchey è del 92, nel mezzo, nel 95, un altro ministro, un ministro Antonio Paolucci, ahimè storico dell'arte, sovrintendente di Firenze, governo di Lamberto Dini, sembra di parlare del precambriano superiore, cosa fece? Ampliò il canone dei servizi aggiuntivi, mettendoci dentro l'accoglienza, l'informazione, la guida e la didattica, la pulizia, la vigilanza, la bigliettazione e, udite udite, l'organizzazione delle mostre. Lì esplode la bomba, perché tu, i musei cedono ai privati i servizi essenziali, il Metropolitan o il Prado non cederebbero mai i biglietti e la vigilanza a un concessionario privato, perché naturalmente ne va della possibilità di una politica culturale della sicurezza delle opere, ma pensate alle mostre. Parte il grande mostrificio, perché ovviamente ciò che è davvero redditizio è creare un evento con opere pubbliche, socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Chi sono questi concessionari? Sono un oligopolio. Sono un oligopolio in cui, diciamo, si identificano pochissimi attori. Il più importante è Civita, il cui presidente onorario è Gianni Letta e il cui presidente del consiglio scientifico è Antonio Paolucci. Le sliding doors, per cui chi fa le leggi della privatizzazione poi siede negli organi che usufruiscono della privatizzazione. Accanto a Civita, pochi altri soggetti, Coop Culture, che sarebbe quella cosiddetta di sinistra, e poi nel tempo ce ne sono pochi altri. Su questo io ho scritto un libro che è Privati del patrimonio, in Audi, in cui tutto è molto dettagliato, non vi voglio annoiare. 2004, Veltroni. Che cosa fa Veltroni? Veltroni nel 2004 crea
alle 11.30 del 6 ottobre il primo museo di fondazione. Il Museo Egizio, che non è più un museo della Repubblica, ma diventa un museo diciamo col modello della fondazione di partecipazione, in cui rimane lo Stato, ma entrano gli enti locali e le fondazioni bancarie. E naturalmente questo cosa significa? Che il patrimonio non è più il patrimonio della nazione, come dice la Costituzione, ma rientra nella disponibilità sostanzialmente dell'oligarchia locale, perché il primo presidente del Museo Egizio è Alain Elkann. Siamo a Torino, insomma, diciamo, non c'è bisogno di spiegare cosa è successo con questa, con questo modo, con questa, diciamo, invenzione. Dipende da chi è il presidente se le scelte, la direzione, il consiglio scientifico, eccetera, saranno ispirate a standard scientifici alti o invece saranno ispirate semplicemente a ragioni di commercializzazione e consorterie. Dalle mostre in concessione si passa al modello del museo in via di privatizzazione. Plinio racconta che Agrippa, il genero di Augusto, costruttore del Pantheon, aveva fatto un'orazione, aveva scritto un'orazione che purtroppo non possediamo, in cui diceva che era uno scandalo che le opere d'arte più belle, le statue, i quadri più belli, fossero nelle ville private. Lui diceva come in esilio. Roberto Paribelli, nella voce su Agrippa della Treccani storica, dice: questa orazione prefigurava il percorso storico che per fortuna si è svolto poi nella storia italiana, cioè dalle mani dei privati verso le mani pubbliche. Ecco, noi negli ultimi 20 anni, 30 anni, abbiamo invertito un processo millenario rimettendo indietro, cioè facendo scorrere nell'altro verso le lancette e riportando quel patrimonio in mani private sostanzialmente. Con la riforma Franceschini, cosa succede? Con la riforma Franceschini, questa è un'espressione di Settis molto efficace, si crea una bad company e una good company. La bad company è quella del territorio, delle sovrintendenze territoriali, si fanno sovrintendenze uniche, accorpando archeologiche, architettoniche e storico-artistiche, e quindi togliendo sostanzialmente il criterio della competenza. Per questioni numeriche i sovrintendenti si trovano quasi sempre a essere architetti, ma soprattutto si perde quel nesso forte fra tutela e studio e ricerca che rendeva autorevole e indipendente dalle autorità locali e nazionali il sovrintendente. Si enucleano i musei, scelti soltanto col criterio del fatturato, della bigliettazione, e li si rendono autonomi col personale e il bilancio, che vengono sostanzialmente sottratti al territorio. Si condanna il territorio a morte, alla speculazione, e si rendono i musei delle macchine da soldi. Questa espressione la usò Matteo Renzi presentando la riforma, una delle varie fasi della riforma Franceschini, quando Franceschini era ministro appunto del suo governo, di uno dei suoi governi, dicendo gli Uffizi devono diventare una macchina da soldi. Ora il biglietto degli Uffizi costa, non mi ricordo più quanto, ma ha battuto il muro dei 20 euro. E soprattutto, diciamo, è ispirato a una logica puramente commerciale, di mercificazione. In più, addirittura i consigli scientifici, per non parlare dei consigli di amministrazione, sono la nomina dei consigli scientifici e consigli di amministrazione seguono il modello del museo egizio, cioè coinvolgono gli enti locali. Finisce quel ruolo nazionale e diciamo che l'antipasto in tema di beni culturali, di patrimonio culturale, dell'autonomia differenziata sta già nella riforma Franceschini, in cui c'è, diciamo così, differenziazione su base territoriale e mercificazione spinta. Il tempo sta per finire, provo a tirare le somme. Il patrimonio culturale, che è, e qui però occorrerebbe un po' più tempo per dimostrarvelo, a questo è interamente dedicato un mio libro che uscirà
a maggio, che si chiama Un'educazione sentimentale al patrimonio culturale. Questo è il suo sottotitolo, il titolo è un titolo più evocativo, è una frase di Carlo Levi, Se amore guarda. Il patrimonio culturale è di per sé rivoluzionario, perché è la, come dire, sono parole di Italo Calvino, è l'ambasciatore di un altro tempo, il testimone di un'altra dimensione del nostro tempo. Cioè è qualcosa che suggerisce una profonda alterità, diversità del passato, aiutandoci a coltivare l'idea che il futuro possa essere diverso. Cioè è una delle forze più potenti per opporsi al TINA, al There is no alternative, che è il motto del liberismo che vorrebbe il futuro come una prosecuzione del presente. Ma se il patrimonio culturale, questa medicina, questo antidoto alla malattia del pensiero unico, viene mercificato, il punto non è la dissacrazione della Venere di Botticelli o delle pietre, che sono cose morte se non c'è una comunità di umani che attribuisce loro un significato, ma è invece la trasformazione di chi li vede in consumatori e clienti. Questo è il problema vero, cioè aver ridotto, aver aggiunto ancora un'altra dimensione a quella, a quel presentismo, a quel dominio del presente su tutti i tempi, in cui noi siamo soltanto attori del mercato e dunque consumatori e clienti e non cittadini e non umani. Secondo Erwin Panofsky, un grandissimo storico dell'arte, lo scopo della frequentazione del patrimonio è quello di staccarsi dal presente. Cesare Brandi parlava di un indulto, una sospensione, un miracoloso arresto rispetto alla nostra attività di produzione e consumo. Secondo Thomas Eliot, il grande poeta modernista, il patrimonio culturale offre un elemento di disinteresse che lo mette in relazione con la contemplazione. E concluderei con lui, per Vasily Grossman, questo gigantesco scrittore russo-ucraino-ebreo, una delle voci più alte del Novecento italiano, che scrive un racconto che vi consiglio veramente di leggere se non l'avete mai letto, sulla Madonna Sistina di Raffaello, forse il testo più alto dedicato a un'opera d'arte del Novecento in assoluto. Grossman vede la Madonna Sistina a Mosca, al Museo Pushkin, negli anni 50, prima che essa venga restituita a Dresda, perché i sovietici l'avevano portata via liberando la Germania e se l'erano portata a Mosca. Viene esposta nella Russia staliniana e Grossman fa la fila, ci sono i moscoviti, ancora nevica a Roma, a Mosca a maggio, fanno la fila per vedere una Madonna di Raffaello all'inizio del Cinquecento, Madonna che gli italiani si sono venduti nel Settecento, stava a Piacenza, a San Sisto, è una delle prime, come dire, grandi gesta di valorizzazione del patrimonio, vendiamolo. Grossman vede questo quadro e ne viene folgorato. È un quadro che era stato amatissimo da Tolstoi, da Dostoevsky, i grandi russi erano andati tutti a Dresda a vederlo. Lo rivede lì e in un racconto strepitoso lui dice: non capisco perché questa Madonna mi pare così grandiosa. E poi comincia ad argomentare immaginandosela per le strade del campo di sterminio di Treblinka. Grossman era entrato fra i primi a Treblinka dopo la liberazione. E immagina che questa Madonna scalza con il bambino in braccio, questa mamma con il bambino in braccio, una lettura quasi del neorealismo, rappresentasse che cosa? La sopravvivenza, nonostante tutto, di ciò che c'è di umano nell'uomo. Il tema è la sopravvivenza dell'umano nell'uomo. E a un certo punto Grossman dice: se l'umanità scomparirà, se dovessimo scomparire senza distruggere il mondo, è una cosa che mi è tornata molto in mente durante la pandemia, perché lì siamo andati vicini all'idea di una scomparsa dell'umanità senza la guerra, senza la distruzione degli edifici. Lui dice: gli animali selvaggi, selvatici, si affollerebbero nelle sale del Museo di Dresda davanti alla Madonna Sistina, lupi, volpe, faine, orsi, perché nonostante la mostruosità di cui è stato capace l'uomo, ciò che di umano nell'uomo è necessario al mondo. Questa idea di un patrimonio che sopravvive all'uomo, ma conserva dentro di sé ciò che c'è di più umano nell'uomo, mi pare è la vera ragione per cui dovremmo difenderlo dalla disumanizzazione della mercificazione. Cioè è
il patrimonio serve a mantenerci umani, ma se ci trasformiamo in consumatori e clienti, anche lì abbiamo perso l'antidoto, abbiamo perso la medicina. Grossman si immaginava che la Madonna Sistina sopravvivesse a una catastrofe che fa scomparire l'umanità. Noi dobbiamo, credo, combattere perché non soccomba alla estrema stagione del neoliberismo. Grazie. Grazie Tommaso, splendida lezione. Io sono personalmente felice di aver ascoltato le tue parole. Allora, chi vuole intervenire può alzare l'icona della mano. Naturalmente do a Roberto Morea il compito di regolare il traffico, per così dire. Prego. Sì. Posso fare una domanda sola, rapida? Certo. A Montanari. Ecco, un lavoro... Puoi accendere anche la telecamera così... Vabbè, ma non è che c'ho proprio un bel aspetto, ma si fa cacciare. Vabbè. Hai il fascino dell'anzianità, Paolo, via. Che è quella che c'è. D'accordo, no. Ho proprio in questi giorni lavorato su uno degli ultimi libri di David Harvey, no? Sono un po' le mie cose. E ho trovato un'espressione che molto interessante. Vorrei sapere che cosa ne pensa Tommaso da questo punto di vista. Harvey parla della gentrificazione come forma di accumulazione per spoliazione. Cioè, nella sostanza, tracciando un lungo percorso, ovviamente molto complesso, tra le forme dell'accumulazione originaria e forme tipiche dell'accumulazione originaria che si ripresentano oggi. La gentrificazione e la gestione del territorio è una di quelle. Ecco, sempre ai limiti, come nelle forme dell'accumulazione originaria, tra legalità ma anche illegalità. A tuo parere si può considerare una forma di accumulazione per spoliazione? Ah, mi sembra molto suggestivo e sicuramente è così, e direi che lo può essere anche per l'appunto, secondo me, per quello che è un po' stato forse sottovalutato, e cioè per il carattere programmatico che ha in parte. Cioè non è affatto un effetto collaterale di altri processi, ma è un progetto in sé. Un progetto in sé, anche se è un progetto che poi, arrivato a un certo punto, sfugge di mano probabilmente e arriva a esiti definitivi, fino alla totale spopolazione. Anche i ceti interni alle varie città che hanno guidato questi processi, poi a un certo punto, soprattutto nelle realtà più piccole, ne vengono travolti. Il caso di San Gimignano da questo punto di vista è impressionante, o di Alberobello. Poi si arriva a un'espulsione espresso che totale, diciamo. San Gimignano non ci siamo ancora, ma ci siamo molto vicini. Comunque sì, mi sembra una chiave molto suggestiva e anche assai utile per elaborare processi invece che aiutino a contrastarli. Grazie. C'è Luca Pucci che ha chiesto... Poi magari raccogliamo due o tre e poi diamo modo a Tommaso Montanari di rispondere. Luca? Buonasera, mi sentite? Sì, perfettamente. Buonasera professor Montanari e complimenti, sempre diciamo una delle poche voci chiare. No, le volevo fare una domanda perché pochi giorni fa è uscito un... diciamo nel marasma, giusto marasma che poi ha portato anche alla manifestazione in solidarietà della preside del Michelangelo, non so se l'ha vista, ma il ministro della cultura è andato a correggere un bando che io le leggo brevemente, perché praticamente il Ministero dei Beni Culturali pubblica dei bandi per artisti in appoggio con la SIAE. Allora, sì. nei giorni, pochi giorni dopo che il, o forse mi sembra nel sabato dopo che c'era
che c'è stato il fatto di Firenze. Allora adesso le leggo, aspetta. Praticamente il ministro è andato a correggere un bando che adesso io vi leggo, un momento. Allora, faccio subito, eh. Ok, eccoci qua. Allora, praticamente questo bando si chiamava Per chi crea e recitava, almeno fino all'anno scorso, il dialogo, cioè accettava progetti, era un open call per progetti incentrati sul dialogo interculturale attraverso iniziative che favoriscono un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origine, tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci. Ok? Ora, in quei giorni il ministro San Giuliano ha apportato una piccola ma sostanziale modifica, e anche che recita così: promozione e diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana nella sua dimensione artistica, letteraria, storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla nazione e il ruolo da questo svolto nello sviluppo della cultura mondiale. Allora, la domanda che io le faccio è: ma secondo lei quali sono gli aspetti più qualificanti della cultura italiana? Il fascismo, in questo momento. Ma è bellissima questa cosa, se me la manda ci scrivo volentieri, me l'ero persa, mi sembra esemplare. Sì. E siamo mi fa venire in mente quando George Orwell meravigliosamente polemizzava contro una cosa che pure su cui era dura polemizzare, cioè polemizzava contro l'antifascismo dell'impero britannico alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e diceva sì, noi siamo antifascisti negri esclusi, perché parlava delle colonie, dell'impero, del colonialismo dell'impero. E così noi siamo italiani, ma vabbè, se me lo manda, se me lo fa avere... Sì, glielo giro, lo metto su dove... Vabbè, anche qua nella chat, se poi... Vabbè, grazie mille. La ringrazio. Pino, niente. C'è Pino Ippolito? Sì, abbasso la mano intanto, una domanda rapidissima che è questa: tornando all'inizio della lezione sul concetto di nazione, se il concetto di nazione era appunto così denso di significato, come è stato possibile che nel tempo noi, anche in particolare la sinistra, lo abbiamo smarrito? Io aggiungerei anche quello di patriota, che durante la resistenza aveva un significato particolare, che era quello: i resistenti erano patrioti, mentre oggi nazione e patriota sono diventati addirittura due termini consuetudinari nel linguaggio della destra. Allora, se le interessa, c'è online sul sito del Fatto una lunga discussione fra me e Gali della Loggia sul concetto di patria di qualche giorno fa, proprio che va a fondo su questo, ovviamente lui da destra e io da sinistra. Allora, diciamo, provo a rispondere, è una cosa appunto immensa, però provo a rispondere in due punti molto sintetici. Io credo che esattamente come abbiamo rinunciato al progetto di giustizia sociale della Costituzione, cioè all'articolo 3 sostanzialmente, e rinunciando all'articolo 3 abbiamo finito col mettere in crisi la tenuta democratica del paese, perché io credo che questo sia quello che è successo. C'è un bellissimo discorso di Pertini, presidente della Camera del 70, che dice: sì, la libertà, ma solo con la giustizia sociale la libertà sarà solida, solo così, altrimenti se salta l'una salterà anche l'altra, e qui siamo al saltare anche dell'altra, cioè siamo al ritorno al fascismo. Nello stesso modo non siamo stati capaci di costruirla quella nazione per via di cultura immaginata dalla Costituzione, la scuola presidio della nazione, cioè la possibilità, la scommessa su un crinale così sottile di avere non un nazionalismo terra e sangue, guerra, ma una nazione gramsciana, una nazione costituzionale. Quando è stato evidente che non ci siamo riusciti, c'è stato un tentativo, probabilmente in parte in buona fede, presidenza Ciampi, di recuperare tutto un vocabolario e una simbologia risorgimentali, tricolore, la patria, la nazione, da centro-sinistra, che, e su questo secondo me i libri più belli sono quelli di Alberto Mario Banti, che invece ha tirato la volata a destra. Perché
compreso l'inno d'Italia e tutta i Fratelli d'Italia, che non per caso finiscono a dare poi il nome al partito della Meloni, tutta quella costruzione retorica fatta per sostenere l'unità nazionale, come dice molto bene Manti, gli archivi memoriali, gli archivi di significato di quel lessico, di quel vocabolario, sono stati poi inquinati irreversibilmente dal fascismo. Si potevano pulire se si fosse costruito un progetto repubblicano, il progetto repubblicano della Costituzione, ma non l'abbiamo fatto. Per cui di fatto oggi nazione, patria, sono difficilmente usabili, secondo me, difficilmente redimibili. Cioè aveva ragione nel suo pessimismo il manifesto di Ventotene, nel suo pessimismo o nel suo ottimismo oltranzista il manifesto di Ventotene, che dice lo Stato-nazione è il problema, non è la soluzione. E dovremo superarlo. Se non vorremmo avere ancora guerre, insomma, gli Stati Uniti d'Europa sono gli anni in cui si pensa alla Costituzione del mondo, cosa su cui Ferraioli è tornato a riflettere, ma c'è quel bellissimo progetto di Costituzione del mondo che Thomas Mann si incarica di far conoscere a tutto il mondo. In Italia è Piero Calamandrei che lo fa conoscere. C'è l'idea che lo Stato-Nazione in sé sia un pericolo, sia una belva che ti tornerà ad azzannarti prima o poi. Il progetto della Costituzione era di disinnescare quella bomba costruendo un'altra cosa, però non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto fino alla metà degli anni 70, forse, tra mille contraddizioni. Poi abbiamo cominciato a smontarlo drammaticamente e oggi siamo alla bancarotta da questo punto di vista. Io ho qualche dubbio, cioè, come dire, è meraviglioso che la Costituzione usi in azione fra i principi fondamentali solo lì, c'è un progetto di nazione multiculturale, plurilinguistica, però il problema è che la forza, il problema è che il morto ha trascinato il vivo a fondo, ahimè. Grazie. Grazie. Ho ancora tre persone che hanno alzato la mano. Volevo intervenire. Paolo. Volevo pure intervenire io. Va bene. Dopo... Se c'è tempo, io l'ho scritta però una domanda nella chat. Benissimo. L'hai letta? Adesso parlano le persone che hanno alzato la mano, poi ti do la parola. Ma io non trovo qui dove alzare la mano, non l'ho trovata. Non ti preoccupare, troveremo il modo e lo spazio per dirti. Va bene, comunque l'ho scritta, in ogni caso Montanari la può leggere. Grazie. Paolo? Sì, grazie, sono Paolo Ghisleni da Torino. Ma dunque, la gentrificazione che si è stata descritta da Montanari è un po' qualcosa di diverso dalla gentrificazione, diciamo così, classica, in cui ceto medio, diciamo, dei ceti maggiormente abbienti scacciano dai loro quartieri dei ceti meno abbienti, che è quello che si intende normalmente con gentrificazione, di cui l'episodio storico più noto, se non forse il primo, è quello della gentrificazione haussmanniana della Parigi, certo, degli anni 50 e 60 dell'Ottocento. Quella che invece ci ha descritto Montanari è una gentrificazione, diciamo così, turistica, in cui non sono dei residenti che scacciano e allontanano degli altri residenti, ma sono dei residenti che vengono scacciati a favore poi delle presenze temporanee, a favore di turisti. Quindi in un certo modo possiamo immaginarci che sono i ceti medi delle varie città, almeno delle mille città del mondo sviluppato, intendendo per ceti medi tutti coloro che si possono permettere di fare una, due, tre settimane di soggiorno in posti diversi da quello in cui abitano, siano essi nel loro stesso paese o all'estero. Allora però qui dobbiamo tenere presente, Montanari, mi sembra, un altro fattore di cui negli ultimi 10 anni almeno si è molto parlato, che possiamo anche definire anch'esso una sorta di mantra del pensiero critico, pensiero antagonista, così definito, inteso in senso molto generale,
che è quello dell'impoverimento della classe media. Certo. Cioè queste persone che sono poi quelli che vanno agli uffizi, che devono pagarsi il bed and breakfast, è difficile pensare che possano essere soltanto quell'1% o 5% di super ricchi che si dice, ma certamente è vero, che stanno concentrando la ricchezza del pianeta. Cioè, per far funzionare gli uffizi o il metodo o il museo egizio come macchine da soldi, come vorrebbe Renzi e Alan Elkan, ci vuole la massa, ci vuole il ceto medio, credo. Allora, ecco la domanda, parafrasando Scola. No. Questo ceto medio, soprattutto anche negli ultimi 2-3 anni, si impoverisce. Si trova ad avere tutta una serie di sue certezze che sono messe in discussione, ma certezze molto, molto concrete. Voglio dire, fa sempre più fatica a pagare le spese condominiali adesso qui mi riferisco al ceto medio italiano, fa sempre più fatica a pagare le spese condominiali della casa in cui abita in città, e ne fa ancora di più a pagare le spese condominiali e l'IMU del bilocale che ha al mare ai monti o ai monti. Allora, parafrasando Scola, questo ceto medio in via di impoverimento riuscirà a trovare i soldi per pagarsi il biglietto degli uffizi o del museo egizio che diventa sempre più caro? Riuscirà a trovare i soldi per pagarsi il bed and breakfast? O tutte queste cose che stanno nascendo, che sono già in corso certo non da ieri, ma non sono nemmeno dei fenomeni molto vetusti, o rischiamo di trovarci, io come torinese mi trovo ancora ad avere a che fare con, perché lo sappiate, 199 aree industriali dismesse che dalla metà degli anni 90 non sono ancora state recuperate. Allora, in questo senso, i bed and breakfast e tutte le strutture che sono state, che vengono messe in piedi per accogliere questo flusso turistico, sono destinati per la prossima generazione o quando a svuotarsi, a diventare a loro volta delle nuove rovine? Grazie. Grazie. Quest'ultima è una bella domanda. Allora, io naturalmente ho parlato del limite estremo della gentrificazione, come è percepita nelle città d'arte. Qualche anno fa, sui grandi argini dell'Arno, sotto San Frediano, è comparsa un'enorme scritta "no alla gentrificazione", cosa rara, diciamo, che si usi questo termine, le scritte sui muri, una scritta enorme che è durata per tanto tempo, e si intendeva questa fase estrema, in cui ci sono anche dei residenti di fascia molto superiore, non media, tutt'altro che media, che convivono come proprietari con invece la destinazione ad alloggi turistici, accessibili anche da una classe media per 2 giorni, naturalmente. E questa è la situazione di Firenze, di Venezia, ma di moltissime altre città, in cui ci sono i residenti molto ricchi, i proprietari stranieri ricchissimi, e poi c'è un'enorme quantità di case vuote per una parte dell'anno che si riempiono nella stagione turistica brevemente. Quale sarà il destino di questi appartamenti? Non lo so, francamente non lo so dire, poi ci vogliono altre competenze. Non so quale sarà il destino, e non so neanche dire se di fronte a una come dire, caduta della possibilità di frequentarli ci potrebbe essere una riappropriazione. So che siamo ancora nella fase espansiva, e questo, per esempio, dal rettore di un'università ha conseguenze drammatiche sul diritto allo studio, perché per esempio in una città come Siena, dopo la ripartenza del turismo post pandemia, la concorrenza diretta fra la destinazione Airbnb e quella degli affitti studenteschi, che già era uno strozzinaggio drammatico, provoca un calo verticale delle iscrizioni all'università e la conseguente richiesta di smaterializzare l'università con la didattica a distanza o un'adesione diretta alle telematiche.
per dire, uno dei tanti fenomeni collegati a questo. Cosa succederà? Non glielo so dire. Secondo me siamo ancora in una fase ascendente e di diffusione in città che non avevano conosciuto il fenomeno. Grazie, grazie Montanari. C'è Piero Bevilacqua. Maria Pia Guermandi, vedo. Eccomi. Io vorrei riprendere una cosa molto rilevante tra le tante che Tommaso ha detto, e cioè il fatto che questo a cui assistiamo non è un fenomeno naturale, è un fenomeno che sarebbe, che poteva essere contrastato politicamente. Faccio il caso di Venezia, che ha ricordato Tommaso, no? Oggi è diventata una quinta sontuosa e vuota per il consumo turistico veloce e giornaliero. Allora, come sapete, Venezia è stata privata progressivamente di tutti i servizi elementari per poter far vivere in città un cittadino, no? Il negozio, la bottega, l'idraulico, il sarto, il falegname, eccetera. E tuttavia è poco noto il fatto che moltissime persone, soprattutto giovani, che vanno a lavorare quotidianamente a Venezia, svolgono attività professionali e così via, sono costrette a vivere in terraferma, come si dice là, cioè a Mestre, a Porto Marghera, per l'elevato costo dei fitti delle case. Un bravo studioso, amico del compianto Edis Alzano, che Tommaso ha ricordato, Franco Mancuso, in un libro di qualche anno fa, Venezia è una città, ricordava che a Venezia erano state censite almeno 5.000 coppie di giovani che desideravano risiedere in città e quindi ridarle anima e vita, domanda, eccetera, e che però non avevano trovato la possibilità di risiedere appunto per l'elevato costo delle abitazioni. Qui è una politica comunale che Cacciari non ha fatto, affitti popolari gestiti anche dal comune, eccetera, eccetera, poteva cambiare, quantomeno contenere il processo di svuotamento della città. Quindi l'iniziativa politica può molto. Il there is no alternative è una menzogna che si fonda sul potere di chi ha vinto, sul potere di chi è più forte. Ma i processi storici sono fatti dagli uomini e tutto ciò che è fatto dagli uomini è dagli uomini modificabile. Quindi una nuova prospettiva politica può anche rovesciare questo corso dissennato delle cose nel nostro paese. Grazie. Grazie, non mi sembra ci fosse una domanda su questo, quindi chiedo a Maria Pia di intervenire. Ecco, ho acceso il microfono, ciao Tom. Ciao. Allora, una notiziola a margine di quello che hai detto, di questa notizia recentissima dei corridori esposti alla sfilata di Bottega Veneta, qualche settimana fa al MAN c'era una mostra sulle cravatte, letteralmente le cravatte di Marinella esposte nel museo, quindi il cerchio si chiude perfettamente, il reperto archeologico, anche quello, è merce, è assolutamente diventato. Scusami la battuta, cioè, ma veramente da archeologi a cravattari, diciamo. Sì, sì. Senso romano, diciamo. Letteralmente, ma abbiamo le foto, le metteremo anche sui social di Emergenza Cultura, perché sono incredibili proprio. No, una domanda su, ma perché siamo arrivati a questo e perché siamo messi così male? Cioè, le ultime statistiche Eurostat ancora, quelle dell'accesso alla cultura, della partecipazione alla cultura, sono quart'ultimi in Europa. Vuol dire che sono 23 nell'Europa 27 che fa meglio di noi. E in generale, questo è un mio vecchio cruccio, diciamo, neanche scritto,
Da noi, nonostante l'articolo 9, appunto, anche lì un tradimento della Costituzione, la democratizzazione del patrimonio non c'è mai stata, in fondo. Noi siamo passati, negli anni 60, il mitico decennio rivoluzionario, metà 60, metà 70, abbiamo avuto sì l'università di massa, andavamo al cinema, ma nei musei, nei luoghi della cultura no, e abbiamo continuato a non andarci finché non è arrivato il turismo di massa, ma a quel punto il meccanismo era diverso. Questo non è successo negli altri paesi europei, soprattutto nord europei. Una grave colpa, secondo me, ce l'ha l'Accademia, che ha latitato su questa battaglia, cioè la democratizzazione del patrimonio, ma cos'altro? Beh, è un discorso lunghissimo e appassionante. Se io credo, allora, non è mai esistita una politica di sinistra del patrimonio culturale. Diciamo intanto questo. Non è mai esistita. E quando nasce il Ministero dei Beni Culturali, e lo fa nascere non il PC, ma Spadolini, malamente peraltro, malissimamente, non nasce come un Ministero dei Diritti della Persona, cosa su cui ho tanto insistito, non nasce come un Ministero, cioè non nasce come la scuola, come il Ministero dell'Istruzione o della Salute, della Sanità, che con tutti i difetti, almeno nei momenti migliori, sono stati concepiti come Ministeri dei Diritti, del diritto allo studio, del diritto alla salute. Il Ministero dei Beni Culturali non è mai stato il Ministero del Diritto alla Cultura. È stato un ministero, nella migliore delle ipotesi, di tutela delle cose, di tutela che lo è stato e poi di sfruttamento delle cose. Però una politica del patrimonio di sinistra non c'è stata. Perché? Beh, si possono fare delle ipotesi. In parte io credo perché il nostro patrimonio culturale era così profondamente legato all'antico regime e alla Chiesa. C'è stato un profondo sospetto verso la possibilità di democratizzare queste cose, che le Madonne di Giotto e le regge potessero addire qualcosa. Io penso che su questo, voglio dire, Giulio Carlo Argan, sindaco di Roma e senatore del Partito Comunista, non ha fatto assolutamente nulla per democratizzare il patrimonio. Anzi, c'è un problema enorme della storia dell'arte italiana proprio in quella che si può chiamare la divulgazione, cioè mentre la tradizione anglosassone ha fatto di tutto per, tra l'altro utilizzando la conferenza e la lezione pubblica, addirittura la conversazione alla radio, quasi come generi scientifici, parascientifici, in Italia questo non è esistito mai. Su questo bisognerebbe riflettere moltissimo. Siamo passati dal patrimonio proibito al patrimonio sostanzialmente gentrificato e trasformato in strumento di alienazione. Perché è successo poi alla fine? Io credo che sia successo perché, sai, diciamo, è stata l'ultima frontiera a cadere nel nostro tardivo adeguamento al neoliberismo, che poi, diciamo, vede un'accelerazione con l'adesione del centro-sinistra alla terza via bleriana. Cioè, Veltroni, ministro dei beni culturali, istituisce una seconda estrazione del lotto per finanziare il Ministero dei Beni Culturali. Cioè, che era un'idea che Tony Blair aveva avuto in Inghilterra, su cui in questo momento mi sfugge il nome, è l'autore di Guasto è il mondo, il grande sociologo inglese attivo in America. E, insomma, non mi viene in mente il nome. No. Piero, accendi il microfono. Gianni. Tony Judd. Basta il mondo. Sì, lui aveva stigmatizzato questa cosa in Blair, la fa Veltroni uguale, cioè facendo finanziare il patrimonio culturale, esortando al gioco d'azzardo coloro che non avevano accesso al patrimonio e non lo avranno neanche in seguito, ma già lo finanziavano con le loro tasse nella fiscalità generale. Cioè una cosa da alto tradimento, diciamo. Questo è Veltroni. Diciamo che dopo il cedimento della scuola, dell'università, della sanità, l'ondata liberista dello smontaggio dello Stato, della privatizzazione,
arriva alla fine anche al patrimonio, ci arriva tardi se vuoi, ci arriva compiutamente con Franceschini, però l'onda è quella lì. Come detto bene, hanno cominciato comunque prestino con i giacimenti culturali. Sì, però di fatto ci arriva prestino nella costruzione di presupposti giuridici, nel progetto, ma di fatto gli Uffizi, per certi versi, resistono con mille contraddizioni fino a Franceschini, cioè la sezione didattica degli Uffizi, che permetteva ai fiorentini sostanzialmente di entrarci ancora nonostante tutto, viene giù con Franceschini. Sì, sì. Cioè, uno si potrebbe chiedere perché resiste così a lungo rispetto ad altri settori. L'altra domanda poi è quella che tu facevi. No, non è che prima ci fosse, mentre per la scuola e per la salute c'era stato un tentativo, una stagione più felice anche delle battaglie vinte. Nel patrimonio questa battaglia non sarà mai fatta, sostanzialmente. È stata una battaglia di pochissimi, di elite. Certo. Il Cederna che ricordava Piero all'inizio, appunto. Cederna, per certi versi Andrea Emiliani, naturalmente, pochi altri. Ma gli storici dell'arte canonici non l'hanno mica fatta questa battaglia, mai. E lo so bene, appunto, l'Accademia è latitante. Va bene, grazie. Grazie. Pino Greco che voleva. Ecco, io volevo. Ho scritto una domanda, prego Montanari di leggerla, però volevo riassumere un po' il senso, certo, della mia insoddisfazione. Cioè, bisogna cominciare a dire che c'è molta destra dentro alla sinistra. Se non diciamo questo, parliamo in modo vago. La presenza di Montanari mi fa molto piacere, perché a Firenze abbiamo avuto, diciamo così, uno che si è opposto. Facciamo altro che dirlo. Abbiamo avuto uno di quelli che si è opposto fermamente contro una sbagliata e arretrata e non gramsciana concezione dell'educazione e della cultura. Il povero Monasta, professore all'Università di Firenze, che ha scritto proprio l'educazione tradita, ma l'educazione tradita, la formazione tradita, era quella gramsciana, che non è stata attuata neanche dalla sinistra. Quando si denuncia che Arganna ha fatto queste cose, che Veltroni ha fatto queste altre cose, cioè è tutta una carenza spaventosa di cultura gramsciana della formazione che ha inciso poi in tutti i processi, dequalificando la scuola. È potuto succedere perché la scuola non ha più, diciamo, quella funzione che gramscianamente studia e attua processi formativi paritari, per cui l'insegnante interagisce, non fa il colto che in quanto colto sa insegnare e non studia psicologia, non studia pedagogia. Cioè anche i nostri professori universitari, compreso i bravissimi Piero e altri, vanno a insegnare senza avere una specifica formazione professionale educativa. Cioè questo buco Gramsci l'aveva capito molto bene, infatti aveva appreso molto bene la lezione pragmatista dei pragmatisti italiani e americani, che l'educazione è un campo specifico, è un'attenzione particolare, non è scontato se tu sei colto, sei già insegnante. La pratica educativa italiana è carente su questo punto, perché è una pratica idealista che noi ereditiamo dal fascismo e continuiamo perseveriamo su questa pratica disastrosa. Io ho denunciato a tutti i livelli la strage degli innocenti, dei morti sul lavoro in Italia, molti dei quali muoiono perché non hanno ricevuto la giusta formazione alla prevenzione. Ci sono molti incidenti imprevedibili e molti sono dovuti alle carenze dei controlli, ma ci sono molti incidenti a cui io ho assistito, due tragici, in cui è evidente che queste persone non avevano ricevuto il minimo di formazione precauzionale per non morire sul lavoro. Questa è una cosa che succede in un campo tremendo qual è quello degli incidenti sul lavoro, ma succede a tutti i livelli. Cioè il Ministero dei Beni Culturali ha un centro per la formazione alla lettura ed è fatta da tutte persone esperte, grossi personaggi, Ferrari ed altri, ma non hanno neanche l'ABC di un processo formativo e di apprendimento. Non sono dei professionisti dell'educazione, affidano l'educazione della lettura ai pediatri, ma i pediatri non sono né insegnanti, non sanno niente di formazione. Questa è l'educazione tradita. Il povero Monasta,
ordinario a Firenze, su questo si è battuto tutta la vita, ma perdente. Io inviterei tutti noi, me compreso, a rileggere tutte le cose che lui ha scritto ai suoi libri, prima di tutto L'educazione tradita, dove riprende tutto il pensiero di Gramsci e lo riattualizza alla situazione italiana, dicendo che quel pensiero non è stato mai attuato in Italia. E quando si è cercato di attuarlo tramite dei pionieri, pensiamo a Bruno Ciari, pensiamo a Don Milani, pensiamo a Mario Lodi, questi sono stati degli esempi, diciamo così, delle meteore che però non hanno cambiato la cultura di massa della formazione, il senso comune della formazione in Italia. Se non acquisiamo un senso comune più critico della formazione, noi la causa principale, Montanarella l'ha ben spiegata, è stata la mercificazione dei beni culturali. Ma la causa principale non è stata solo economica, il desiderio di fare soldi, ma è stata questa scarsa capacità critica di massa di percepire il bene culturale come strumento di cittadinanza e di socializzazione e di cultura di tutti, non soltanto di chi c'ha i soldi. Questa cosa non è solo un fatto economico, ma è un fatto principalmente culturale. Cioè, praticamente, noi parliamo di Gramsci senza applicarlo. Lo applica più Berlusconi che noi. Lo applica più Berlusconi che noi, perché ne sa più di noi di Gramsci, ne sa più di noi. Per favore, scusate, non vi sono rapponete perché non si sente. Poi Pino, devi, per favore, devi. Finita, la domanda è chiara. Montanari deve. È finita, ho capito. No, ma io sono d'accordo. Come dire, non vi rubo troppo tempo. No, c'è un. C'è da recuperare un canone positivo a quei nomi, se ne possono aggiungere tanti altri, Danilo Dolci, per esempio, Don Milani, per altri. E questo discorso, come dire, Roberto Longhi parlava di due lingue degli italiani, rifacendosi un famoso passo dantesco, cioè la lingua delle parole e la lingua del patrimonio, delle figure. Questo problema, diciamo, di alfabetizzazione alla lingua delle figure, del patrimonio culturale, sì, è una storia che si può fare in parallelo all'altra, alla storia della mancata alfabetizzazione della lingua delle parole. Su questo c'è una bellissima intervista di Tullio De Mauro che ho visto l'altro giorno, in cui Tullio De Mauro dice: abbiamo capito meglio Gramsci grazie a Don Milani, e abbiamo capito quanto non abbiamo fatto con Gramsci grazie, De Mauro dice, alla potenza di penetrazione delle cose della rivoluzione di Don Milani. Sì, è così. Grazie. Poi leggo una domanda sulla chat sul Flaner di Beniamin. Sì, è un possibile resistente alla devastazione del paesaggio urbano? Sì, certo, assolutamente. Proprio in quella idea di mancanza di scopo preciso, di scopo monetizzabile, invece di Simone Weil diceva entro nelle città per via di osmosi. Ecco, sì, decisamente è una forma di resistenza. Grazie. Forse Luca voleva una seconda domanda, ma se c'è tempo, no, velocissimo. Un'ultima domanda, poi vi devo lasciare. No, la mia domanda è molto semplice. Allora, perché prima si parlava dell'accesso agli Uffizi, no? A me mi ha molto colpito quando il ministro San Giuliano, che purtroppo riparlo di lui ancora una volta, ma molto colpito quando il ministro San Giuliano ha detto che vogliamo progressivamente adeguare, tra virgolette, il prezzo dei musei italiani a quello dei musei internazionali, dei grandi musei dell'estero. Allora, io penso, a me mi ha molto colpito il fatto che nessuno gli abbia anche dei suoi aiutanti, diciamo, e colleghi, gli abbia fatto notare al ministro che nei musei internazionali, e mi viene in mente il Museo d'Orsay di Parigi, ad esempio, anche se il biglietto è inferiore a quello attuale degli Uffizi, ma ad esempio i rifugiati entrano gratuitamente al Museo d'Orsay, gli artisti entrano gratuitamente al Museo d'Orsay, chi non ha lavoro, i disoccupati entrano gratuitamente al Museo d'Orsay, non pagano 25 euro. Cioè, nella maggior parte dei musei francesi, pittori, scultori, artisti, che sono tutte quelle persone che producendo le opere rendono, contribuiscono alla grandezza degli stessi musei, entrano gratuitamente. E i disabili entrano tutti gratuitamente, invece in molti musei italiani i disabili pagano 2 euro e magari l'accompagnatore paga.
Cioè questo, questa cosa qui, come mai uno fa, cioè, un, cioè, prende, cioè, prende il pacchetto dei 25 euro e non guarda, diciamo, il dettaglio? Questa è la domanda. Grazie. Grazie. No, no, allora, è così, abbiamo problemi, cioè, diciamo, noi abbiamo problemi anche più gravi, direi, con i migranti, cioè li facciamo affogare, altro che farli entrare nei musei. Da questo punto di vista, la cosa è tristissima, c'è una perfetta continuità fra i governi centrosinistra o i governi sostenuti pretorianamente dal centrosinistra come quello Draghi e il governo Meloni. Perché nel governo Meloni c'è la parte fascista, ma da un punto di vista economico è molto chiaro che c'è una totale ortodossia liberista, c'è una perfetta continuità. Io, nella sostanza, fra San Giuliano e Franceschini mi aspetto una totale continuità. Poi ci sarà tutta quella cosa terribile e aggiuntiva, identitaria, antimulticulturale, etnica, etnicistica e francamente fascista. Però nella sostanza della struttura, marzianamente, c'è una perfetta continuità. La sovrastruttura sarà pure peggio, ma la struttura sarà la stessa. Io di questo sono assolutamente certo. Grazie Tommaso, ringrazio anche tutti voi per aver partecipato alla lezione. Vi ricordo che comunque la potete ritrovare sul sito di Transform Italia. Siamo sicuri che con Tommaso lavoreremo ancora per costruire anche un'alternativa politica a quella sinistra di facciata che combattiamo. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi e grazie a tutte e a tutti. A presto. Grazie Tommaso. E ricordo la lezione che si terrà il prossimo martedì 21 marzo e sarà tenuta dal nostro caro amico Vezio De Lucia dal titolo La difesa della città storica in Italia. Grande grazie maestro Vezio. Grazie, una serata splendida. Buon lavoro e un abbraccio. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao.